Anche l'Archivio di Stato di Locri ha celebrato le giornate europee della cultura, aprendo la propria sezione a un vasto pubblico di lettori. Grande soddisfazione è stata espressa da parte della responsabile dell'archivio per il successo dell'incontro focalizzato su arte, musica e documenti storici. Manifestazione che riguarda l'arte e la musica. L'arte come la musica come arte che unisce i popoli, che unisce paesi, che unisce tutte le nazioni che hanno qualcosa da comunicare. Noi oggi in modo particolare ci siamo soffermati oltre al oltre ai documenti storici che noi conserviamo e che ci manifestano che addirittura già la musica è un trattato fin da sempre. Abbiamo in modo particolare dei documenti che risalgono al 1700 e precisamente non a caso del vescovo del Tufo, che lui è amante del bello e delle cose meravigliose, delle ricchezze, dell'arte, e suscita grande entusiasmo nella musica, nel canto. E soprattutto vuole che quest'arte si diffonda. Non per niente noi abbiamo alcuni documenti dove lui invita all'acquisto di alcuni strumenti musicali e noi fortunatamente conserviamo queste lettere che sono oggi qua esposte al pubblico. Inoltre abbiamo esposto anche degli strumenti tipici nostri, del nostro territorio, che rappresentano il nostro folgore, la nostra musica, il nostro tutto. Nel corso del convegno è stato presentato il libro Padre Stefano De Fiores, una biografia per immagine del notissimo teologo Mariano Monfortano, opera di Fortunato Nocera, presidente del Centro Studi di San Luca, intitolato proprio al sacerdote. Ho fatto delle ricerche per scrivere questa biografia di questo grande uomo, di questo grande teologo, un personaggio di livello internazionale, conosciuto in tutto il mondo, per i suoi studi specialmente sulla Madonna. Lui è ritenuto il maggiore mariologo del mondo perché ha scritto una quarantina di libri sulla Madonna, cosa incredibile perché la Madonna è nominata nei Vangeli solo 14 volte e lui è riuscito a scrivere 40 libri, quindi immaginate voi che ricerche che ha fatto. Niente, oggi lo presentiamo, abbiamo avuto l'onore di farcelo presentare dal preside Bruno Pelle, che è qua presente, e questo libro dovrebbe essere letto da tutti quelli che avevano la stima di Padre Stefano e anche da altri. Presente al convegno anche il professor Bruno Pelle, amico del famoso mariologo, che ha esposto contenuti e opportunità del volume. E il libro di Fortunato Nocera su Padre Stefano è una miniera di informazione, è un libro interessante, degno di essere letto, e credo che chiunque si accinge a scrivere di Padre Stefano non possa fare a meno che far riferimento a questo libro. È riuscito, senza dare un taglio teologico, è riuscito a raccontarci la vita fino ai minimi particolari, attingendo a documenti inediti e preziosissimi. È un'opera interessante da leggere.